avrei preferito parlare per ultimo per lasciare liberi di i nostri giovani di seguire o meno il discorso. Perché i giovani? Perché questo centro, questa iniziativa è dedicata soprattutto a loro. Il cinema non è soltanto un fatto di cultura, ma è anche una fonte di lavoro. Noi vorremmo che i giovani amassero il cinema non come fatto di evasione, momento ludico, ma come impegno culturale a tutto tondo, cioè anche come ipotesi di lavoro, un'ipotesi di lavoro. Oggi inauguriamo uno spazio splendido, MacFilm, una struttura dedicata al cinema del Novecento italiano, una biblioteca multimediale, riproduzione di film, insomma uno spazio grande dedicato alla cultura, soprattutto la cultura cinematografica che portiamo a Marina. È un sogno che si realizza perché ci lavoriamo da tanto tempo, non è stato facile avere l'esclusiva dei materiali che qui dentro si troveranno, sia a livello cartaceo che a livello di film. Siamo riusciti a chiudere questo accordo, a ristrutturare questi locali che sono praticamente tutti il piano terra di Palazzo Colonna, con il sogno di far diventare sempre più Palazzo Colonna un centro culturale al servizio della collettività. Sono rimasto felicemente impressionato dal fatto che io lavoro a Roma, lavoro a Napoli, giro, faccio, vedo, mi interesso di cultura, la mia vita è la cultura, però vedo che nei centri cosiddetti minori si fanno delle cose interessanti e molto belle. Non c'è cultura, non c'è futuro senza cultura, non c'è memoria senza cultura, e spero che questo Palazzo Colonna diventi la colonna della cultura per Marino. Perché è una iniziativa importante. Mi associo con gli interventi precedenti per i complimenti che sono stati fatti a tutti coloro che hanno prestato la loro opera, perché questa inaugurazione oggi fosse veramente effettuata. Vorrei prendere per oro colato, e non ne ho dubbi, quello che ha detto il sindaco, che questa è una prima presenza a Palazzo Colonna della cultura. Questo credo che non sia soltanto un mio auspicio, ma è l'auspicio di tutti i cittadini di Marino. Ci sono tante risorse, va fatto un calendario degli eventi culturali molto più serio, va fatta una commissione che analizza ciò che merita finanziamento e ciò che non lo merita, e soprattutto spesso vengono fatte tantissime piccole iniziative nello stesso momento e si perde e si lascia poco spazio invece ad iniziative più importanti. Quindi credo che una commissione che analizzi gli eventi da finanziare, considerando che le risorse sono esigue, sia fondamentale per fare in modo che venga finanziata la cultura seria, la cultura sana, e vengano dati spazi sempre più a chi fa cultura seriamente, che, ritorno a ripetere, è il valore fondamentale per rilanciare la nostra regione. Io continuerò a guidare la mia città e a guidare il gruppo che mi sostiene nella mia città per far migliorare sempre più la cultura, ovviamente avere riferimenti in regione, quindi andare a rappresentare gli interessi in regione non solo di questa comunità ma dei cittadini del Lazio può essere determinante ed importante anche dal punto di vista della cultura. Impariamo a comunicare e a comprendere che non sappiamo nulla e che dobbiamo imparare in ogni momento della nostra vita. Io ringrazio con l'anima tutti voi, e particolarmente il sindaco, l'assessore Borci e l'avvocato Nicosia. Grazie di avermi permesso di sedere tra voi e godere di questa giornata straordinaria. Grazie. Grazie.